Confusione d'ogni giorno, un fatto di tutti i giorni, il suo frutto una confusione di tutti i giorni. A deve concludere un affare importante con B, che abita in H. Si reca per un primo colloquio ad H. Impiega per l'andata 10 minuti, altrettanti per il ritorno, e a casa si vanta di questa straordinaria rapidità. Il giorno seguente torna ad H per la conclusione definitiva dell'affare. Siccome è da prevedere che ciò richiederà alcune ore, A parte la mattina molto per tempo. Ma nonostante che tutte le circostanze, almeno secondo lui, siano esattamente le stesse del giorno prima, per arrivare ad H impiega questa volta 10 ore. Giuntovi la sera, stanco, si sente dire che B, seccato dell'assenza di A, è partito mezz'ora prima per il villaggio di A. Anzi, avrebbero dovuto incontrarsi per la strada. Gli consigliano di attendere, ma in pensiero per il suo affare, si mette subito in cammino e corre a casa. Questa volta, senza nemmeno badarci, percorre la distanza addirittura in un istante. A casa viene a sapere che B è arrivato già la mattina, subito dopo la partenza di A. Anzi, avendo incontrato A sulla soglia, gli aveva rammentato l'affare, ma gli aveva risposto che non aveva tempo e doveva andare via in fretta e furia. B però, nonostante l'incomprensibile contegno di A, era rimasto ad aspettarlo. Più volte, gli dicono, aveva chiesto se A era ritornato e si trova ancora di sopra, nella camera di A. Felice di poter ora parlare con B e di potergli spiegare ogni cosa, A sale le scale di corsa. È quasi arrivato. Inciampa. Si busca uno strappo muscolare, quasi svenuto dal dolore, incapace persino di gridare, solo mugulando nel buio. Sente che B scende furibondo la scala con grande fracasso e scompare definitivamente. Risoluzioni. Sollevarsi da una misera condizione deve essere anche con voluta energia. Facile. Mi strappo dalla poltrona. Giro correndo intorno alla tavola, metto in moto la testa ed il collo, faccio divenir di fuoco gli occhi, tendo intorno ad essi i muscoli. Combatto ogni impulso. Saluterò A con calore. Quando ora verrà, sopporto amichevolmente B nella mia stanza e mando giù tutto quel che vien detto in casa. Dici, nonostante il dispiacere e la fatica, a lunghe sorsate. Ma anche in questo caso, a ogni errore che non si potrà evitare, l'insieme, il facile ed il difficile, si arresterà e io sarò costretto a rigirarmi in cerchio. Perciò, la migliore soluzione è di accettare tutto, contenersi come una massa pesante, e anche se ci si sente come soffiati via, non lasciarsi trascinare a compiere un passo non necessario, guardare il prossimo con occhio animalesco, non provare pentimenti, insomma. Soffocare con la propria mano quel che ancora resta della vita come fantasma, e cioè aumentare ancora l'ultima pace sepolcrale e non lasciar sussistere nient'altro. Un movimento caratteristico di un simile stato d'animo è di passarsi il mignolo sulle sopracciglia.